Rolando, nessuno si era aspettato un finale così tonico, anche playoff. Abbiamo fallito, ho detto prima, abbiamo fallito come squadra, quindi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Abbiamo fallito sul campo, quindi sono molto amareggiato per questo. Rolando, quanto ti hanno trattenuto quando hai sbagliato da vicinissimo? No, trattenuta c'era, però avrei dovuto far gol. In ogni caso non è giusto adesso piangersi addosso sugli errori. Abbiamo sbagliato durante l'anno, abbiamo sbagliato tante partite, di conseguenza ci dobbiamo prendere la nostra responsabilità perché abbiamo fallito un traguardo importante. Quindi dal primo all'ultimo abbiamo sbagliato, e dispiace soprattutto per questa gente che è venuta anche oggi in tante. Quindi penso che in questo momento qua non voglio neanche sentire le parole nostre, di conseguenza. Rolando, ti vediamo visibilmente scosso, è la fine del rapporto fra il Toro e Rolando Bianchi, che comunque nonostante stagione difficile è stato fatto di grande amore. Penso che in questo momento qua non sia giusto parlare di queste cose, insomma sono talmente demoralizzato per quello che è successo che preferisco non parlare del mio futuro, ma pensare insomma al fallimento che abbiamo fatto quest'anno. Però sempre il capitano a mettere la faccia, i tuoi compagni non ci sono mai, un pochettino questo dispiace a tutti, anche alla gente fuori, cioè siete sempre gli stessi a assumervi le responsabilità di una squadra che quest'anno aveva mezzi tanto superiore a un anno fa, ma probabilmente la metà del carattere. No, è giusto che ci metta la faccia il capitano, insomma sono quello stipendiato più di tutti, quindi è giusto che prenda le mie responsabilità, non prenda più degli altri, perché sono qua da più tempo e non mi sembra giusto che i miei compagni si prendano tutte le responsabilità. Insomma, prendo io per primo le responsabilità, perché se abbiamo fallito, in primis ho fallito io da capitano, e di conseguenza penso che sia giusto che parli io. Cosa è successo con la curva alla fine, Rolando? No, volevo chiedere scusa a tutta la gente, perché secondo me è stato un traguardo, cioè, secondo me abbiamo sbagliato proprio tutto, di conseguenza volevo chiedere scusa a tutti perché è stato un fallimento, di conseguenza chiedo scusa tramite voi a tutta la gente, perché non merita questo scempio.